non si passerà. L'orgoglio diventa un'arma negli occhi dei bottegai, si leva l'urlo di farma, non ci avrete mai. L'oltre torrente non si arrende, stringe i pugni e spara, e sanguinando spera. Il nostro paese ha inventato il fascismo negli anni 20, perché negli anni 20, all'epoca di una grave crisi economica, il nostro era il paese dei grandi paesi europei, dove era più vasta la povertà, dove era più vasta la disoccupazione, dove erano più bassi i salari, dove la collera del popolo poteva esplodere con più forza. Nel 19, ricordiamo, alle elezioni i fascisti presero solo l'1%, ma poi la magistratura, le forze dell'ordine chiusero gli occhi, fino a quando la monarchia consegnò il governo al fascismo. Questi sono ricurgiti che vanno ricacciati fuori dalla storia, fin dal loro nascere. Non si può aspettare che arrivino a ballottaggi anche in Italia. Permettetelo, permettiamocelo, è questa grandissima manifestazione che ha attraversato i quartieri popolari di Roma. Non era affatto scontato con tutte queste polemiche unilaterali. Ripeto, noi siamo unitari e non facciamo polemica, ma questo è un altro segnale della volontà di questo popolo che soffre, della volontà di lottare, della volontà di partecipare, della volontà di cambiare le cose in questo paese. E combatté nella resistenza tutto il popolo italiano, combatterono i marxisti, e ricordiamo ad 80 anni della sua morte Antonio Gramsci, sepolto qui dietro a pochi passi da noi. Ma noi italiani un progetto ce l'abbiamo, e viene direttamente dalla resistenza e dalla lotta di liberazione. Sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, di cui attendiamo l'applicazione da ormai 70 anni. A cosa serve mettere questi principi nella Costituzione se poi non li applichiamo?